Ho tra le mani un libro, 217 pagine, 150 e forse più gli autori. Un libro che ha un destino. Amare Milano. Oggi non è soltanto utile, ma necessario. Dico utile e necessario in una piazza dove lo sguardo alle mie spalle è quello di Cesare Beccaria, colui che ritenne né utile né necessaria la pena di morte, colui il quale ebbe poi, grazie ai italiani e stranieri, ricordata e rappresentata la sua figura e il suo pensiero e le sue parole. Era il 13 marzo del 1865, l'Italia. Milano stanno diventando ciò che noi oggi siamo, una storia comune. E anche questo libro parla di una storia comune. E allora, ancora una volta, con Cesare Beccaria, che anticipa il mio film, dove altre 19 statue scenderanno dai piedistalli per portarci la loro speranza, le loro suggestioni, voglio dire che è importante leggere questo libro. Perché Beccaria afferma che tra una cieca ignoranza e un sapere modesto e confuso, il secondo è peggiore del primo, perché ai mali della cieca ignoranza aggiunge una visione ristretta della realtà. Questo libro è una visione aperta sulla realtà e dalla realtà. Noi siamo Milano, per questo dobbiamo amarla. E allora, buona visione col mio film, Ali Dorate. Perché questo titolo? Perché le ali sono due. Una è quella della tradizione e l'altra è quella della tecnologia. La tradizione non è una colonna, un'anfora spezzata che resiste alle ingiurie, alle offese del tempo. No, è l'aura che da essa promana, lo spirito, un'arte dello spirito o degli spiriti. La tecnologia invece non è soltanto la cultura contemporanea. La tecnologia è l'occasione per una conoscenza profonda tra l'uomo e la sua natura. Con i giorni del silenzio, forse con questo film, dobbiamo tendere l'orecchio alla storia delle statue, a queste statue che sono la via che il 10 aprile segnò il primo lockdown. Ora siamo nel secondo lockdown, è un lockdown diverso, differente, ma noi rimaniamo gli stessi. Come prima, amare Milano è utile, è necessario. E siccome abbiamo cominciato questa conversazione con un libro, voglio concludere con un libro, con la citazione da un libro, Dalle città invisibili, di Italo Calvino, il quale afferma che è inutile dividere le città tra quelle che sono felici e quelle che sono infelici. Meglio sottolineare la differenza tra le città che vogliono nel tempo, nelle mutazioni, negli anni, dare forma ai loro desideri e quelle che dai loro desideri vengono cancellate. Continua poi dichiarando un'altra grande verità, che se c'è un inferno dei viventi, non è un inferno che sarà, questo inferno è già qui, tra noi. Vi sono due modi per non soffrirne. Il primo è quello di accettarlo, di farne parte, fino al punto di non vederlo più. L'altro è più rischioso e chiede attenzione e apprendimenti continui, ovvero cercare e saper riconoscere che cosa e chi dell'inferno non è inferno e farlo durare. Dagli spazio. Ecco, diamo spazio alla storia, diamo spazio alle nostre statue, diamo spazio a questi giorni del silenzio che diventeranno poi i giorni dell'amore per Milano. Abbiamo scritto insieme Amare Milano ante Covid e dopo Covid, poco prima dell'estate del 2020. Durante il primo lockdown, anche un po' convinti che saremmo stati fuori alla fine dell'anno da questo incubo, per illuminare il tanto buio che c'è intorno. Milano silenziosa, un ossimoro, piena del suono delle sue ambulanze, tanti, troppi morti, soprattutto tra coloro che vengono detti improduttivi, come i nostri nonni, i nostri genitori. E nei primi tempi noi cercavamo un po' di tornare anche col pensiero alla Milano di prima, all'ubriacatura dopo Expo, alla Milano rumorosa, a quella indicata nel primo posto tra 52 mete del New York Times, insomma a quel rumore che mi piaceva anche tanto. Poi gradatamente
Abbiamo pensato che sarebbe esistito un ante-Covid e un dopo-Covid, perché questo tsunami, questo virus invisibile, ci ha cambiato il modo di vivere, di relazionarci, ci ha tolto la socialità, ci ha impoverito e diciamolo, ci ha anche molto impaurito. Quando però ho chiesto alla comunità, alla grande comunità del Centro Studi Grande Milano, di scrivere la vostra esperienza, le vostre emozioni, come insomma avete vissuto questo momento, ne è nato un racconto meraviglioso, pieno di esempi, di stimolo, di pianti, di riso, di tanta dignità, ma soprattutto anche di tante competenze. Penso all'esperienza, per esempio, del rettore Resta, che in pochi giorni ha organizzato 45.000 studenti al Politecnico, anche il nostro presidente onorario Ernesto Pellegrini, che ha sfamato 50.000 famiglie durante la pandemia. Penso all'amore dei 7 ex sindaci che si sono messi a disposizione per continuare a dare il loro amore nei confronti di Milano, e penso anche a delle donne meravigliose, quelle Trammerfrauen, quelle donne delle macerie, che donne resilienti che perdono genitore e anche figli. Fatemi abbracciare Lucia e la sua splendida Margherita, e che tuttavia sono resilienti e continuano a darci un esempio. Nel libro Amare Milano ho scritto quindi una grande comunità di cui è costituito il Centro Studi Grande Milano, e che mi ha particolarmente scaldato il cuore. E, è nato un mondo, secondo me, anche più umano, perché in fondo la Milano di cui abbiamo tutti bisogno è una Milano più umana, perché vedete, la pandemia non è populista, perché ci insegna in fondo che il mondo ha bisogno di tante, tante competenze, di cura, cura verso noi stessi, ma cura soprattutto nei confronti del mondo, di quello che ci circonda. Milano risorgerà, perché ha tutte le caratteristiche, per farlo, è una grande storia, un grande DNA. In questo secondo lockdown, vedete, noi non siamo indisciplinati, siamo solo molto più consapevoli, che non possiamo stare con le mani in mano, no? Dobbiamo impegnarci, perché ciascuno deve cambiare e può cambiare in meglio questa, città. Ecco perché dobbiamo, in fondo, collegarci tra di noi, ecco perché dobbiamo alfabetizzare proprio anche digitalmente la popolazione meno giovane, perché nell'RSA non vanno portati gli altri ammalati di Covid, vanno portate la musica, vanno portati i computer, e soprattutto va portato tanta cultura, perché la cultura è da sempre il nostro antidoto. Non devono cessare le buone letture, gli stimoli alla formazione di ciascuno. La cultura non è un lusso, non come lusso, ma come necessità proprio, la cultura che evita in fondo i ghetti, no? Che dialoga col futuro, che ci fa crescere insieme, tutti meglio. L'unico bene è che se anche dividiamo diventa sempre più grande. Ecco perché vi invito a leggere con tutto il cuore, con attenzione, il libro Amare Milano come noi, che abbiamo proprio scritto insieme. Con tante emozioni, quelle stesse emozioni che mi hanno catturato guardando il film di Massimiliano Finazzer Flori, Ali Dorate, questo sguardo rivoltato delle statue, sempre silenti e mute nel dinamismo milanese, che immediatamente diventano statue parlanti e docenti che insegnano al mutismo dell'uomo. Ecco perché ci è sembrato molto bello offrirvele insieme: da una parte il libro Amare Milano, dall'altro questo docufilm che durerà 18 minuti, splendido da rivedere e rivedere di Massimiliano, perché Finazzer cura con l'affascinante silenzio delle statue il rumore inutile della banalità. E in fondo il nostro libro è un po' un antidoto alla superficialità. Quindi questo è il senso del nostro stare insieme, e perché le nostre paure non diventino mai, panico, perché in fondo le paure vissute insieme sono anche, migliori, no? E non dobbiamo avere paura, quindi, di guardare a un futuro sempre possibile. Quindi buona lettura e buona visione. Continuate con noi ad Amare Milano.
favore, ascoltami. Hai bisogno di me. Siamo sempre stati qui e non ci avete mai chiesto cosa pensassimo, cosa potessimo fare per voi. Dove siete? Cos'è successo? Perché questo silenzio? È vero, ci siamo dispiaciuti, a volte lamentati. Eri sempre di fretta, di corsa. Ma in fondo ci piacevi proprio così. Ed ora? Ora mi manchi da morire. Tornate all'antico. E sarà un progresso. E camminerete di nuovo sotto il nostro sguardo. Ma il tempo guarirà tutto. Tornate. Tornate.